drammatica non sono d'accordo, perché se era così drammatica non vedevi 7.000 persone allo stadio. Secondo me se sono arrivate in 7.000 vuol dire che qualcosa hanno visto, magari ormai è tutto l'anno che si porta avanti questa cosa, che siamo abbiamo molti limiti, vabbè, non vogliamo mettere lì, però diciamo che abbiamo sempre lottato e abbiamo onorato la maglia fino alla fine. Sono d'accordissimo, spero che il prossimo anno c'è questo ricongiungimento società-tifosi, che magari quest'anno è stato un po' è mancato questo, ma lo spero perché il presidente, cioè, può sembrare magari un po' lontano, ma c'è sempre vicino ed è ambizioso, perché lui ci parla sempre che vuole fare il salto di categoria. Magari in questi 2 anni non ha dimostrato, oppure quest'anno voleva prendere un anno sabbatico. Spero che il prossimo anno riesca a fare cose importanti, perché la piazza lo merita. Io qua mi trovo benissimo, quindi vediamo un attimo quello che succede in estate e poi valuto. Ci avevamo messi d'accordo con Squillace, visto che se l'è fatta addosso me l'ha lasciata secondo te, ma a parte scherzi, dai. Una grande gioia, oggi veramente vengo infradito qui, perché l'altra volta non era piaciuta la cosa, quindi oggi posso permettermelo di dire e siamo felicissimi, perché abbiamo raggiunto, non penso che sia un banale obiettivo di una stagione, ma per come vedo io il calcio penso che da oggi è stata posta una grandissima base per una grande ripartenza per una società storica, quindi sentivamo il peso di questo. E ringraziamo ovviamente il pubblico di oggi, che è stato meraviglioso. Ancora di più ringraziamo i 250 pazzi che sono venuti a Ischia e ci hanno aiutato a rendere possibile quello che dopo Monopoli forse era un miracolo. Mi ricordo, ero qui dopo Monopoli e ci volevo credere, ma anch'io dentro di me facevo fatica per la delusione. Quindi abbiamo posto le basi per un grande futuro, ecco, quindi questa è la cosa che mi rende più orgoglioso e soprattutto i miei compagni, che posso dire si sono dimostrati fin dal primo giorno, con me compreso, 25 giocatori scarsi, però 25 uomini che calcisticamente parlando hanno messo sempre grande dignità, hanno onorato la maglia e penso che questo ci vada riconosciuto, ecco, quindi è una delle cose che mi rende veramente orgoglioso. No, diciamo che oggi era importante vincere, al di là di Razzitti e non Razzitti, bisognava vincere per evitare i play-out. Abbiamo combattuto un anno intero, dall'8 giugno quando ci siamo trovati, l'8 luglio quello che era. È stato un anno veramente difficile, però alla fine ci siamo presi quello che meritavamo, perché veramente abbiamo lottato dal primo giorno che ci siamo presentati qua a Catanzaro e ci siamo tolti anche delle belle soddisfazioni, visto quello che si diceva, quello che si sentiva, quindi abbiamo zittito un po' tutti, dai. Sì, è stato bravissimo Mancuso a mettere la palla, a Godirin è stato bravissimo a scaricarla, io per fortuna mi sono trovato là e ho fatto gol, però il merito è sicuramente di Godirin, di Mancuso e di tutta la squadra, perché anche dietro abbiamo rischiato poco, nonostante non abbiamo fatto sicuramente una partita importante sotto il punto di vista del gioco, però c'era anche tensione, c'era lo stadio pieno e quindi alla fine i 3 punti che contavano li abbiamo presi. No, ma l'anno scorso mi sono preso gli applausi perché facevo sempre gol. Quest'anno per una serie di cose i gol sono venuti meno e quindi sono arrivate le critiche. Finché mi criticano perché non faccio gol mi va bene, quando mi criticano per gli atteggiamenti o per lo scarso impegno non mi sta più bene, perché io sono un professionista e posso star bene, posso far male, cerco sempre di dare il 110%. E ho sentito troppe voci, ci sono state troppe cose che mi hanno dato fastidio quest'anno. Sono contento perché col Melfi ho iniziato la mia avventura a Catanzaro facendo gol e col Melfi ho chiuso quest'anno facendo gol, salvando la squadra insieme a tutti i miei compagni, quindi la soddisfazione più grande è questa. No, ho chiuso l'anno e poi si vedrà. Sicuramente non è stato un anno positivo come l'anno scorso, sicuramente, però non voglio far polemica, però ci sono state tante cose che non mi sono piaciute. Ringrazio comunque il pubblico oggi perché sono stati veramente fantastici. È un peccato averli visti solo oggi così, perché questo è uno stadio veramente che con queste presenze vince la partita da solo. E penso che Catanzaro meriti qualcosina in più.
portare la gente allo stadio così, ci vuole un progetto importante per fare venire la gente, per la gente oggi ha dimostrato di aver fame di calcio. Quindi speriamo che dall'anno prossimo ci siano 7.000 persone tutte le domeniche.